Con l'avanzare dell'estate è tornato ad aumentare il numero dei profughi ospitato al campo della Croce Rossa delle Tagliate. I numeri comunque, almeno fino ad oggi, sono gestibili con relativa tranquillità. Attualmente i richiedenti asilo presenti sono 137, di cui 18 donne, 3 delle quali in gravidanza, e 16 minori. E a quanto riferisce la coordinatrice medica Veronica Lodovici, attualmente non sono in corso emergenze sanitarie particolari e non c'è nessun tipo di pericolo per la popolazione. Nei giorni scorsi si era parlato di casi di scabbia e tubercolosi, ma riferisce la dottoressa, la scabbia è una patologia che si manifesta a volte anche nelle scuole, che può essere curata senza particolari emergenze. L'ultimo caso al campo si è verificato lo scorso giugno. Per quanto riguarda la tubercolosi, fino ad oggi, alle Tagliate, non si sono mai verificati casi infettivi. In ogni caso, conclude la dottoressa, il campo ha una struttura medica che gestisce costantemente la situazione ed è in grado di far fronte tempestivamente ad ogni evenienza. Sono presenti 4 medici della ASL e 2 medici volontari della Croce Rossa, oltre a 4 infermieri. In generale, comunque, assicura il presidente della Croce Rossa, Enzo Fasano, si va verso Ferragosto in una situazione di relativa tranquillità, grazie anche alla collaborazione tra profughi e personale del campo. Assolutamente non c'è nessun tipo di problema, anche perché i volontari riescono a tessere un ottimo rapporto con i migranti, tant'è che diversi di richiedenti protezione internazionale lavorano attivamente perché ci sia sempre una certa serenità, che ci sia sempre un certo tipo di comportamento da parte di tutti, quindi abbiamo un'ottima collaborazione, un ottimo rapporto, tant'è che non abbiamo mai avuto nessunissimo tipo di problema. Il futuro ovviamente è difficile da prevedere, in particolare con la situazione di nuovo in evoluzione in Libia.